di questo mio nuovo video. Come potete vedere, è tornata la tenda. Spero che non si muova da sola come è già successo in precedenti video. Comunque, finalmente nuovo spacchettamento AliExpress e mi sono finalmente arrivati dei nuovi pacchettini. Come al solito portano ritardo, ma si sa ci sono state le feste, dicembre e quindi è sempre un caos. Comunque direi di cominciare subito. Allora, apriamo il primo e vediamo quello che c'è dentro. Li ho già tagliati così velocizziamo il tutto. Che c'è qua dentro? Una cosa minuscola. Cos'è? Ah, la collana! Vabbè, non si vede niente, così un attimo ve la tiro fuori. Questa collana mi piaceva tantissimo e forse ve l'ho fatta vedere nel video quando ho ordinato le cose insieme a voi per l'11/11. Non lo so, ma forse sì. E questa collana meravigliosa, oddio, carinissima! A giro di collo e poi a tutte queste stelline. C'era anche in argento, ma a me sinceramente ha colpito più color oro. Ovviamente col cavolo che la metto in inverno perché non sopporto le cose fredde al collo. Quindi aspetterò la primavera estate per indossarla. Ma anche voi siete così o è solo una cosa mia che non riesco a mettere le collane che insomma mi stanno a contatto col collo perché sento freddo? Boh, vabbè. Andiamo avanti. Apriamo questo qui che mi sa che c'è una matita dentro perché dalla forma. È davvero una matita! È bellissima. È una di quelle matite automatiche che io adoro. È 0,5 la mina. Bella, sfumata così mi piace tantissimo. La trovo molto primaverile estiva, sinceramente. Quindi in inverno mi mette gioia, mi piace. Andiamo avanti, apriamo questo. Già so quello che c'è qui dentro. Ah, i capelli! Ok, ce l'ho fatta. Sono stramega impacchettati. Oh là là! Tutu. La cosa che non ordinavo da tantissimo tempo sono i washi tape. Sono stata davvero tanti tanti mesi a non prendere più washi tape perché ne ho tantissimi. Però quando ho visto questi non ho sinceramente resistito perché li trovo bellissimi. C'erano di diverse colorazioni, sempre fatti così a set. C'erano sulle tonalità del fucsia, dell'azzurro, del verde, del giallo. A me ovviamente ha colpito questo, il lilla. Secondo voi perché? E questo washi qua. Ovviamente fatto con i dream catcher e costano pochissimo e sono di diverse tra l'altro dimensioni. Come potete vedere, questo sarà un 2 centimetri, questo qua forse un e mezzo e poi ci sono quelli sottili. E sempre dallo stesso venditore, ovviamente cosa ho preso, mi sto impappinando, ho preso gli sticker, cioè figuriamoci. La mia fissazione. Questi sono troppo carini. Ci sono varie forme come diario, fiocchetti, macchine fotografiche, gli occhiali da sole, i gelati, lo scooter, la valigia. Insomma, li ho trovati davvero troppo troppo carini. Voi sapete che io colleziono gli sticker, quindi non potevo lasciarmeli sfuggire. Ma andiamo avanti perché ci sono altri pacchettini da aprire. Quante cose belle ci sono qui. Allora, ovviamente tutte cose di cartoleria, figuriamoci. Matite, guardate che belle. Io di questa ne avevo presa una tantissimo tempo fa e adesso mi si è rotta e quindi ho preso il set. Ovviamente sempre matite automatiche. E le fantasie sono davvero molto molto carine, con Parigi, con questi pois, questi colori delicati, adoro. Poi ho preso questa penna. Che è bianca e questa mi serve per il bullet journal e ovviamente questi che puntavo da tantissimo tempo. Le avevo viste da un'altra youtuber e me ne sono innamorata.
Cioè, tra l'altro, sono una cavolata da fare in realtà, cioè ve le potete fare pure a casa. Basta che andate dai cinesi, vi comprate le graffette, vi comprate i pompon piccoli così che loro vendono, una goccia di colla a caldo, le mettete sulle graffette, stop, ve le fate a casa. Cioè, non ce n'è manco bisogno in realtà di comprarle da AliExpress, però vabbè, io le ho prese ugualmente, anche se potevo farmele benissimo da me. E l'ultima cosa che ho preso sempre da questo venditore è un altro washi tape, però questo mi è utilissimo, sempre da utilizzare nel bullet journal, ed è con il meteo. Spazi vuoti con scritto week, insomma, io penso che questo per il bullet journal, forse così si vede meglio, sia perfetto. E adesso sono rimasti gli ultimi tre, quindi vediamo un po' quello che c'è. sì, finalmente sono arrivati. Allora, ho preso due patch. Guardate qui il simbolino. E queste, se non mi sbaglio, sono con il ferro da stiro. Non so ancora bene dove. Sì, sono quelle con il ferro da stiro. Dove le andrò a mettere, sinceramente? Se su un giubbotto di jeans o su un paio di jeans, non lo so, su una borsa. Devo ancora decidere. Ok, andiamo avanti. Qui sento un rumore che mi piace. Qui sento un rumore che mi piace. Ed eccoli qui, un set di anelli. Ogni tanto voi mi scrivete se gli anelli che indosso li prendo da AliExpress. E sì, tutti gli anelli che voi mi vedete sono di AliExpress. Allora, questi qua sono tutti sul dorato. Se non mi sbaglio, c'era anche il set in argento, però per variare li ho presi color oro. Non sono fatti in maniera eccezionale, hanno qualche piccolo difettuccio, sono magari un po' opachi, non sono proprio perfetti. No, no, cioè, sinceramente io ve li sconsiglio perché non sono fatti benissimo. Se tornassi indietro, ad esempio, non li comprerei. Non sempre le cose di AliExpress riescono alla perfezione. E adesso apriamo l'ultimo, che so già quello che c'è dentro e non vedo l'ora di tirarlo fuori, sinceramente, perché sono delle cose che mi incuriosiscono tantissimo, non vedevo l'ora di prendere. Sono sempre degli sticker, ma diversi dai soliti che ho preso finora. Questi due pacchetti qui, dentro ce ne sono 30 in ogni pacchetto. Come vedete, sono belli grandi, ce ne sono di diversi tipi. Io ho optato per questi due colori. Questi sono un po', non lo so, sbiaditi, non sono proprio belli chiari, ma penso che ve ne accorgete anche voi. Però mi piacciono ugualmente, li trovo molto carini. Certo, se magari erano stampati con i colori un po' più forti, sarebbero stati molto più belli, però mi piacciono. Gli altri invece sono, secondo me, perfetti. Vedo che la stampa è molto più chiara, i colori sono più vividi, è come se fossero delle foto di Instagram, quindi mi piacciono davvero tantissimo. E sì, queste sono fatte molto meglio, belli questi con tutti i giornali. E niente, per variare volevo degli sticker un po' particolari, diversi dal solito, e quindi mi sono detta, ma sì, proviamo a prenderli, vediamo come sono. Questi secondo me sono molto carini per creare ad esempio dei collage all'interno del bullet journal ed è proprio quello che farò. E abbiamo finito, quindi questi erano i pacchetti che mi sono arrivati momentaneamente. Dove sono tutti gli altri? Cioè, ne sto aspettando alcuni da 2 mesi. Sì, 2 mesi belli pieni e ancora nada de nada. E sinceramente speravo di averli già tra le mie mani e invece purtroppo non è così. Questi che vi ho fatto vedere adesso sono prima dell'11 novembre, quindi vedete un po' voi i ritardi pazzeschi che stanno portando, almeno qui in Sicilia dove sto io. Non so se voi siete più fortunate di me, spero per voi di sì. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate giù nei commenti. Vi ricordo che tutti i link li trovate nell'info box. Io vi mando un bacio, vi auguro una buona giornata e se vi va ci vediamo in un prossimo video. Ciao!